Nella puntata precedente di Winx Club, Stella è stata costretta a separarsi da Brandon e lasciare il regno di Downland. Recuperati i suoi poteri, ha raggiunto il gruppo e insieme hanno sconfitto alcuni mostri d'ombra. I ragazzi hanno ripreso la strada verso la fortezza nemica, ma intanto le Pixie sono ancora prigioniere. Questa proprio non ci voleva. Bel guaio. E ora come rientriamo? Brandon e le Pixie sono ancora là sotto. Se usassimo il tuo scettro per tornare là, un po' di magia a volte aiuta. Non se ne parla proprio. E perché? Vuoi ritrovarti in bocca al nemico? Il teletrasporto è controllabile solo se Stella conosce la destinazione. È più dura di quanto pensassi. Forse c'è un'altra possibilità. Aisha, rispetto a dove ci troviamo ora, il castello sotterraneo a che profondità si trova? Molto più giù. Nel fiume non c'erano cascate. Poi abbiamo camminato, il terremoto, quindi sarà più o meno in fondo alla valle. Bene, allora scendiamo là in fondo. Usare da così lontano il demolecolarizzatore è troppo rischioso. Ancora qui! Trovo che la vista di quei mostri sia insopportabile. Sono lì solo per tormentarci, che bestiaccia malvagie. Che orrore! Ora basta! Via, brutte bestiacce, andate via! Chatta, smetti di urlare! Abbassa un po' la sessione di strillo. Ho i timpani surriscaldati. Sono brutti, bruttissimi, è intollerabile. Mi fai proprio arrabbiare, timpani surriscaldati. Sono l'unica che sta cercando di scacciare quei mostri schifosi. Quindi, invece di startene lì in spende bite, ti dice stand by. È uguale, lì a non far niente. Perché non ti dai una mossa e mi aiuti a scacciarli? Che fastidio, non li sopporto, mi innervosiscono. Se sento un altro strillo, questa volta mi resetto. Dunque, basta! Visto, ci voleva un urlo. Loquette. Loquette, che hai? Qualcosa non va? Finiremo come le altre. Non è vero. Che scena patetica. È colpa vostra, non mi dite dove si trova il villaggio. Vorrà dire che vi manderà un ospite molto persuasivo. Questo terreno sabbioso ci complicherà la discesa. E ci ostacolerà l'eventuale fuga. Ma è là sotto che dobbiamo andare. Accidenti, come brilla il sole laggiù! Abbiamo creme protettive? Se non te la senti, Stella, possiamo andare solo noi. No, sarò la prima. Stella, sei già stata male lì sotto, dove non arriva la luce del sole. È più saggio che ci aspetti qua. Io ce la faccio e non aspetto nessuno. E soprattutto non lascio Brandon nelle grinfie di quella smorfiosa. Aspetta, ho un'idea. Forse scendere sarà più facile di quanto pensiamo. Arriviamo! Che eleganza! Lo sport è sempre stato la mia passione. Guarda, la passione scorre anche dentro di loro. Ho sentito bene? Cos'è che
che scorre in me? Beh, la tua tavola. Mettere a posto con un po' di fondotinta. Qual è la prossima idea geniale? Ehi, guardate. Sei stata fortunata, Stella. Questa volta potevi rimetterci la luce. Qui la roccia è friabile. È il punto giusto. Ci diamo le colarizziamo a coppie? No, tutti insieme è più sicuro. Stai tranquilla, faremo coppia al gran ballo. Ora pensiamo solo alla missione. Siete pronte? Cosa? Mi ricomporrà esattamente come sono? Oh! Bloom, sei sicura che non ci scambieremo le teste? Avete visto Stella? L'ho persa nel tragitto. Oh no! Stella qua sotto è troppo debole! Come stai? Tutto bene? Ho visto un lombrico da vicino! Che schifo, che schifo! Vicino così? Schifo! Voglio uno shampoo! Beh, fatelo regalare da Brandon, no? Alla mela verde, però il verme ce l'ho già! Siamo arrivati direttamente nel castello della Fenice, è incredibile! Veramente inquietante. Però una sua bellezza malvagia. Le pixie sono in quell'ala. Ah, vuoi dire che ci si arriva con quelle passerelle? Certo che no, noi ci andiamo volando. Ah. È più saggio che ci aspetti qua. Ta-da! Andremo tutti a piedi lassù. Già, non puoi separarti dal tuo piccioncino. Stella! Se ci trasformiamo ora, rischiamo di non avere più energie per farlo quando ne avremo più bisogno. Allora andiamo, ragazzi. Tenetevi stretti alle corde, lassù si balla come nel mare in tempesta. No problem, sono abituata alla nave di Luna Park. Luna che? Prima si va dalle Pixie, poi ci si deve andare a piedi. Dobbiamo andare a liberare Brandon. Ah, speriamo almeno di arrivare prima del sì. Io non sto fermo finché non mi portate dalla principessa. Oh. Ai! Ai, quella maniaca dell'ordine è fuori di testa. Questo matrimonio è un errore, insomma, mi vuoi aiutare? No, 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 no! Allora posso parlare con lei? Il mio sposo mi desidera? Tu mi fai schifo. Se non ti aggiusti quel ciuffo entro 5 secondi, ti friggo nel liquame, ti sciolgo nella candeggina e poi ti licenzio. Comincio a contare. Principessa mia cara, le devo parlare subito. Mio meraviglioso sposo, stai tranquillo, per parlare abbiamo davanti tutta la vita. Che hai? Strano, si è spento. Che gli sarà successo? Non capisco. Dov'è finita Piff? Guarda sul letto. Un sovraccarico energetico. Eccoti qua, dormigliona. Quanto è dolce. Chissà se le altre pixie riescono a sentire che lei sta bene. Sicuramente anche loro sono preoccupate quanto noi per le nostre amiche. Come staranno? Vista! Parco davanti a noi, si va! Vediamo se fuori riceve meglio. Solo un crollo geodinamico può aver registrato un'onda d'urto così forte. Spero proprio che non ne riceva delle altre. Oh, un nuovo gadget per il mio palmare. Avresti potuto romperlo, sai? E tu chi sei? Lascia la Tecna!
Tutto bene? Ma è stata meglio in vita mia? No! Visto? Tutto a posto? Io non ero andata al raduno annuale di Selvafosca. Ero rimasta a casa al villaggio. Avevo un po' di dolore alla testa. L'avevi sbattuta, vero? Niente di più facile. Ma da Selvafosca le nostre compagne non tornarono più. Capimmo che erano state rapite e nessuna di noi osò più uscire dal villaggio. Poi finalmente arrivò la nostra amica Aisha, che ci promise di aiutarci raccomandandoci di restare nascoste. Passò del tempo, ma neanche Aisha tornò più. Così decidemmo di chiedere aiuto ad Alfea e appunto partì io, che sono la pixie dei messaggi. Ed eccomi qui. Dille dove è nascosto il villaggio. Qui sei al sicuro. Dai, piangere non serve a nulla. Hai ragione. Sai che ti dico? Non piangerò mai più. Ma quella è Biff. Oh, Biff, allora sei viva. Io pensavo che fossi morta. Glielo diciamo che Aisha è viva o è un colpo troppo forte? Penso che ci allagherebbe la camera. Stella, ti stai indebolendo di nuovo. Non ho bisogno d'aiuto. Oh, c'è troppo poca luce. Io vado avanti. Ma non le si scaricano mai le batterie? Oh no! Dove sono finite? Aisha! Sapevo che saresti tornata. Che bello rivederti. State tutte bene? Ho avuto momenti migliori. Nessuna uscita temporanea questa volta? Tranquille, questa volta abbiamo rinforzi. Devi distruggere quel sigillo. Bene. È quello che comanda le gabbie. Ci penso io. Vuoi il gioco duro? State indietro! Era il mio incantesimo più distruttivo! Aisha ce l'ha fatta! No, amore! Lockett, vieni con me! Lockett, cerca di capire se questa gabbia ha un punto debole. Stella, ce la fai? Intanto andate avanti, poi arrivo. Dai, corriamo ad aiutare Aisha. Blu! Cosa sono quegli oggetti? Non erano state digitrigionate. Maledette, come hanno fatto a liberarsi? Ti assicuro che la libertà è meravigliosa, specialmente la mia. Ma quella non smette mai di ridere. Parli sempre a sproposito. Non ti conviene, sai? Soprattutto quando ci sono dei conti aperti. Ora tacerete per sempre. Dai, Lockett. Niente da fare, non ci sono punti deboli ed è altissima la soglia di resistenza della magia. E allora facciamo senza. Aisha! 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 Oh! Aisha! Che male! Maledette stregacce, non la passerete liscia con noi! Schegge del polo! Ah! Oh!
fate attenzione, pronti a scappare! Oh! Me li hai strappati! Questo non me lo dovevi fare! Stella, alle spalle! Oh, ma cosa? Oh. Oh. Trasformiamoci! Siamo noi, le Wings, fonte di energia, con la magia, si devono le malvagie, Dream, nuove fate, siamo Senti freddo ai piedi. Ma cosa? Maledetta! Sei proprio carino. Sprecato per questi giochetti da circo. Hai qualcosa contro il circo? Che ne dici allora di una bella palla? Patetica! Non potevo permettere che vi facessero del male. Lei è uno dei maestri templari di Roccaluce. No, ragazzo. Qual è il suo nome? Lo scoprirete molto presto. Ai vostri servigi. Ehi, ai vostri servigi, vogliamo muoverci? Altri mostri! Presto, qui dentro, prima che ci vedano! Aisha, svelta, vieni qui! Sono le Pixie! Aisha! Oh no! Ragazze, questi sono i miei nuovi amici: Blue, Stella e Sky. Oh! Che meravigliosa creatura! Che cuore adorabile! Stella che ricambia un complimento, ma che sta succedendo? È il bonding. Spesso capita che tra una fata e una pixie sia amore a prima vista. Ne nasce un legame speciale. Io sono Amore, la pixie dell'amore. E io sono Stella, la fata più amata. Mi presento. Io sono Loquette, la pixie delle soglie. D'ora in poi sarai tu a proteggermi. Proprio tenere le fatine, cominciano a piacermi. Quella specie di angelo ci ha soccorse e salvate. Scommetto che il paladino alato ha liberato anche voi. No, le gabbie si sono disattivate da sole. Non è possibile, c'è sotto qualcosa. Scusate, vorrei ricordarvi che mentre qui parliamo amabilmente, il mio Brandon sta camminando verso un altare. Vogliamo muoverci! Stella ha ragione.
In marcia, ragazze! Non abbiamo un minuto da perdere! Nella prossima puntata di Winx Club, Brandon sarà costretto a sposare Amenthia, la principessa di Downland. Stella, Bloom e le altre Winx correranno contro il tempo per impedire le nozze. Riuscirà Stella a raggiungere il suo Brandon prima che sia troppo tardi?